intanto va un ringraziamento ai tifosi che sono rimasti fuori per tutta una partita a sostenerci, perché non c'è nessun tipo di, come dire, di vittimismo sulle due giornate, nel senso che l'episodio è successo, però purtroppo quando succedono queste cose pagano tutti, anche chi in verità è tutto un anno che segue la squadra, che spende tempo, soldi, chilometri, affetto, emozioni, e vedere insomma i playoff fuori credo che sia veramente una punizione molto grossa. Quindi il primo pensiero va a tutti i nostri tifosi e per colpa di qualcuno hanno dovuto pagare tutti. Seconda cosa, sono soddisfatto della qualità espressa dalla squadra, soprattutto a livello difensivo e del controllo del ritmo. Ci sono stati solo 3 minuti dove dopo ho chiamato un time out con in campo Alex, no, playmaker, dove non abbiamo gestito i nostri giochi d'attacco, abbiamo giocato solo in transizione, solo con una continuità di movimento, e questo non va bene, non va bene giocare contro Trento in questa maniera, bisogna controllare bene tutto. Non me ne vergogno affatto, io da bambino ero nella curva di Cantù, tutti quelli che fanno la curva di Cantù sono tutti gente che è nata con me, cresciuta con me, e poi dopo io a 12 anni giocavo, a 16 anni allenavo, a 20 ero in panchina, abbiamo vinto la Coppa Korać. E io so cosa vuol dire la gente che veramente vive per la partita. Mi sembra, mi dispiace perché dopo sembra sia ruffiano, ma non è quello minimamente quello che voglio fare. Mi sembra che veramente l'original fans, nel bene, nel male, in tutte le situazioni, si sono sempre veramente adoperati in tutto per tutto per la squadra. Hanno fatto chilometri, ci ha sempre sostenuto, quando abbiamo perso sono stati vicini. E mi dispiace che la gente debba vedere fuori la partita perché qualcuno ha sbagliato in maniera clamorosa. Questo mi dispiace perché oggi ho ricevuto tantissimi messaggi, la maggior parte, ringrazio anche voi per gli auguri di compleanno, ma tantissimi messaggi dicendo io sono fuori dalla partita, forza, perché mi viene da piangere a non vedere la partita. Questo, e lo capisco benissimo, quindi io credo che sia doveroso nei confronti di chi ama visceralmente veramente la Scandone fa sì che il sogno possa andare avanti. Vabbè, direi che non c'è molto da dire, nel senso che abbiamo perso nettamente, abbiamo dal punto di vista dell'intensità, perché Avellino ha giocato più dura di noi, dal punto di vista tecnico perché ha giocato meglio, dal punto di vista del nostro alzare la difesa e disturbare i loro movimenti di palla, hanno giocato molto meglio sia sul lato emotivo che tecnico che anche di durezza, e tutto ciò che non ci hanno fatto sbagliare loro l'abbiamo sbagliato noi, per cui direi che è vittoria meritata e sconfitta meritata. Non siamo arrivati molto preparati, per cui probabilmente devo anche pensare bene cosa ho sbagliato nell'approcciare alla squadra e nel far approcciare la squadra alla partita, perché quando una squadra arriva così l'allenatore deve farsi per primo la domanda del perché, e sicuramente non gli ho dato qualcosa di giusto, però c'è poco da dire. Avellino ha vinto su tutti i fronti, durezza, lato emozionale, lato tecnico. Vincere non è mai un problema, non esiste proprio. Bisogna vincere gara 1 e poi vincere gara 2. È successo l'anno scorso a noi con Sassari, è successo a Milano dopo, è successo l'anno prima. Bisogna avere la forza. Quindi nel momento in cui senti l'altra squadra, poi le dico anche una cosa, però attenzione, non giustifico la prestazione. Noi veniamo da 10-11 partite di altissimo livello per i nostri standard, e probabilmente quando trovi una partita così ti viene da dire che ci può stare, ci può stare. Non ci deve stare, però non esiste una cosa così, cioè anzi
vuol dire che dobbiamo lavorare su esperienza e su durezza. Cioè, il gioco è vinci la prima, poi vinci la seconda, poi vinci la terza, poi la quarta, poi la quinta. Questo è il gioco, non i contraccolpi e le rilassatezze. Non sei mica nel girone di andata. Su questo non deve essere così. Se succede vuol dire che dobbiamo crescere di esperienza e maturità. Sono tutte, sai, molto belle. Hai visto la partita ieri anche a Brescia? Cioè, sono belle le partite. Oggi, onestamente, sulla bellezza, per quanto ci riguarda, facciamo un passo indietro. Però su quanto riguarda la serie, continuerà a essere bella. Poi, sai, un'altra cosa da playoff. Cioè, Avellino ha perso gara 1, ha costruito la seconda, ha reagito e ha vinto. Adesso tocca a noi. Cioè, è così che funziona ed è giusto che sia così. A me dispiace solo non aver contrastato più di tanto in questa partita, non essere stati, per meriti anche, come abbiamo detto, loro, non essere stati in grado di fare una partita più equilibrata e di andare a casa magari sconfitto, ma con un po' più di equilibrio. Il lato buono della questione è che ne possiamo parlare da le 11 fino alla palla 2 di dopodomani. Tifo straordinario, nemmeno le porte chiuse hanno fermato i tifosi della Scandone. Non ci ferma nessuno, adesso dobbiamo andare a vincere a Trento. E ha portato bene questa partita senza pubblico, però è chiaro che la sensazione con il pubblico è un'altra cosa, è un'altra emozione, va bene così. È veramente passione pura, la città di Avellino e questi tifosi non meritano il trattamento che la federazione ci ha riservato in questi frangenti, voglio dire. Un tifo entusiasmante che ci ha fatto, secondo me, ancora più ricompattare rispetto a gara 1. Noi ce la giocheremo, gara 3, gara 4 sicuramente, e poi vedremo che cosa uscirà. Siamo contentissimi per noi, per loro, perché l'altro giorno è stata una partita non troppo buona, visto il risultato, visto quello che è successo, quello che ne è derivato. Bisognava vincere per forza, l'abbiamo fatto, siamo contenti, siamo qua e la vinceremo, la porteremo a casa. E vedere il palazzetto vuoto non è mai bello, è forse la prima volta che succede. L'importante è aver portato a casa la vittoria e adesso ci prepariamo per gara 3 giovedì. È stata un pochino dura vedere la partita da fuori, però la carica dei tifosi c'è stata e il risultato si è visto. È un'ingiustizia. Il gesto è stato purtroppo da condannare, perché comunque è da condannare anche per le questioni arbitrali, che però, voglio dire, in questo contesto il basket è bello proprio perché non c'è questa cosa come magari ci può essere nel calcio. Insomma, il basket è bello per questo. Diciamo anche che qualcuno ha sbagliato, però le due giornate di squalifica effettivamente non sono mai esistite, abbiamo fatto delle ricerche, addirittura risalgono a qualche anno fa. Insomma, non meritavamo questo trattamento e questa sera però abbiamo dimostrato intanto in campo che siamo nettamente più forti, perché dare 20 e passapunti a Trento significa che siamo nettamente più forti e andiamo a Trento spinti da questa meravigliosa ondata e ce la faremo sicuramente. Anche con Nicola Alberani per il commento di Avellino Trento gara 2, vinta e bene dalla Scandone. Partiamo dal dato sportivo, dal campo. Dato sportivo che abbiamo ricordato anche alla squadra prima della partita, che fondamentalmente su 120 minuti, che adesso sono 160, giocati con questa squadra, noi ne abbiamo giocati bene 157. È peccato per quei tre minuti finali di gara 1 in cui loro hanno segnato 17 punti, che abbiamo un po' mollato, che adesso siamo in una situazione che ci vede costretti ad aver perso il fattore campo, però dobbiamo stare assieme, dobbiamo essere duri e cercare di recuperare. Solitamente gara 2, ma anche le altre sfide della serie, partono appena finito il match. In questo caso avete vissuto una vigilia incredibile dove forse il campo è venuto davvero in secondo piano. Sì, effettivamente è stata una vigilia abbastanza intensa, soprattutto per noi dell'ufficio, i giocatori magari spero un po' meno, però l'aver ottenuto di giocare qui ha dato un po' di sollievo alla squadra, perché comunque è il nostro campo e si è visto. Gara 3 e gara 4 per consentire almeno, sperando anche qualcosina in più per la Citigas, almeno di giocare gara 5 con il fattore campo, che però non sarà il Pala del Mauro. Sì, andiamo a Trento convinti di fare la nostra parte, ci piacerebbe portare la serie a Roma, perché comunque avremo il fattore campo vero, sono sicuro che sono tanti avellinesi, è facilmente raggiungibile, quindi quello è il nostro obiettivo e cerchiamo di riportare la serie qui al sud.
Al sud Roma potrebbe essere davvero la sede ideale per tutti. Sì, stiamo lavorando in questo senso, ancora non è ufficiale, però abbiamo individuato questo campo, facilita gli spostamenti anche della stessa Trento, che con noi è sempre stata disponibile, quindi è giusto tenere in considerazione anche questo fattore. Penso che per una serie di motivi Roma possa essere il palazzetto che ci dà la spinta giusta. E per te il palatiziano è un qualcosa di importante? Io gioco in casa anche lì, quindi mi piacerebbe, però adesso una partita alla volta, testa bassa, senza mollare mai un minuto, perché Trento è bravissima, ha un grosso merito che ci crede sempre, 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 quindi dobbiamo essere bravi come loro. Un ultimo passaggio, quello che è successo nel post gara, uno davvero un peccato per tutta la città e per la Citygas Avellino. Sì, assolutamente, perché abbiamo un'immagine sempre molto corretta, siamo bravissimi noi come squadra, come società, i nostri tifosi. È un peccato che una bottiglietta ci privi, privi la città di una serata come questa, quindi dobbiamo andare avanti anche per lasciarci questo episodio alle spalle. E la passione riecheggia ancora. Esatto, i tifosi sono stati super, veramente incredibili, faceva anche freddo, piovuto, quindi è giusto che i ragazzi se li vadano a salutare. Marco Aloi, Lega Basket ex Citygas Avellino, non sono state ore semplici per la Lega Basket nel decidere anche il campo e tutto quello che veniva anche come macchina organizzativa. No, non è stato semplice andare incontro anche a quelle che sono state le esigenze della Citygas. Nelle ultime 24 ore si sono susseguite tutta una serie di circostanze. Abbiamo cercato di tutelare in collaborazione con le due società almeno quella che era la parte sportiva. Andare a cercare un campo alternativo era complicato, complicato soprattutto perché si dovevano spostare due club in pochissime ore, con pochissime ore di distanza rispetto alla partita. Però penso che l'organizzazione, faccio complimenti anche all'organizzazione della Citygas, alle forze dell'ordine, alla sicurezza, è andata tutta al meglio, quindi questo è sicuramente una ennesima dimostrazione di maturità sia del club e anche come Lega. Siamo contenti di aver risposto a un qualcosa che era completamente nuovo per quella che era la nostra storia. Diciamo una prima volta, mano pesante del giudice sportivo, si lavora ora per Roma come sede di un'eventuale gara 5 in campo neutro, perché comunque resta il fattore campo, in questo caso non ribaltato ma portato su un campo neutro. Sì, la scelta la farà sicuramente il club. In queste ore la parte sportiva della Lega Basket è in contatto con la direzione sportiva della Citygas. Si sta scegliendo il campo eventuale per gara 5 e ovviamente la Lega sarà pronta a supportare il club su questa decisione. Per te ritornare qui ad Avellino? Beh, è sempre un piacere incontrare vecchi amici, persone con le quali si è vissuto un periodo molto positivo della mia storia lavorativa, professionale, sportiva, e poi sicuramente in un ambito come quello dei playoff, che ormai è diventato una consuetudine per la Citygas e per Avellino. Passione all'esterno in questo caso, ma si sentiva anche dall'interno? Sì, la passione c'era, partita un po' particolare, sicuramente un clima surreale, però il fatto che poi la squadra insieme al coach sono andati a salutare i tifosi che in maniera appassionata hanno atteso al freddo, perché poi oltretutto è una giornata abbastanza fredda con una temperatura rigida, questo è testimonianza di una grandissima passione che si vive qui ad Avellino.